Bene, buonasera a tutti. Credo che abbiamo preso quasi tutti il posto. Io saluto ancora per l'ennesima volta tutti i partecipanti a questo convegno. Saluto anche tutti coloro che si sono collegati o si collegheranno a breve per questa diretta. Diamogli un po' di tempo per entrare anche nel sito. E io ne approfitto per fare un momento così di chiusura, che non è una chiusura ancora del convegno, però è questo l'ultimo momento in cui ci vediamo in seduta plenaria. Ne avremo uno probabilmente domani in tarda mattinata, ma è il momento in cui ancora siamo operativi a discutere di Medioevo. Mi sembra che siano state giornate molto intense, continuerà ancora nella mattinata di domani, e che anche le sedute plenarie, queste tavole rotonde, abbiano dato i risultati che speravamo. Abbiamo cominciato lunedì con la tavola rotonda su editoria e Medioevo e oggi, parlando ancora di domanda di Medioevo, restiamo sullo stesso filone di discussione, e che è anche un po' un tema, come si è visto anche nel panel che si è da poco concluso, abbastanza sentito, vivo per tutti noi, perché è quel momento di raccordo immediato che c'è con la contemporaneità e con il mondo contemporaneo. Adesso io non intervengo su questo, ci sono relatori, colleghi e il coordinatore della tavola rotonda che su questo hanno molto più di me da dire. Io volevo solo ringraziare tutti quanti per la partecipazione e ringraziare ancora una volta, e poi vi taccio, il nostro rettore dell'Università della Basilicata che ci ha lasciato l'utilizzo libero e molto ampio delle strutture dell'università, del personale. Penso che sia stato tutto abbastanza funzionale, con qualche disturbo fisiologico, ma assolutamente superabile. Quindi io lo ringrazio ancora per tutta la disponibilità, così come ringrazio la Fondazione Cassa di Risparmio per la Calabria Basilicata, che ha contribuito economicamente alla riuscita della nostra manifestazione. Ripeto, una partecipazione appunto importante, perché ci permette di realizzare in qualche modo i nostri progetti e i nostri piani anche di lavoro e di discussione. E come ultimo, ma ripeto sempre non ultimo, anche il Comune di Matera che ha dato il patrocinio a questa iniziativa e quindi ha collaborato anche alla buona riuscita della nostra iniziativa. Io non voglio prendermi altro tempo, so che ci sono tanti argomenti e tante questioni che verranno discusse, qualcosa l'ho già percepita, quindi mi taccio subito, vi ringrazio ancora e lascio la parola a Umberto Longo, che è il coordinatore della sessione e della tavola rotonda. Allora, buonasera a tutte e a tutti. Vorrei cominciare ringraziando veramente sentitamente gli ospiti che hanno accettato di partecipare alla nostra tavola rotonda. Marco Brando, giornalista, scrittore, blogger e recentemente anche socio della nostra società. Alessandro Vanoli, scrittore, storico e divulgatore. Giuseppe Giannotti, vice direttore, di Rai Genere e Cultura, responsabile dell'ambito storia. E Alessandro Barbero, professore binario di storia medievale presso l'Università del Piemonte Orientale. Pochissime parole introduttive. La tavola rotonda nasce in seguito alla riflessione del gruppo di lavoro su medievalismo, comunicazione storica e terza missione della nostra società, di cui fanno parte Tommaso Carpegna Falconieri, Francesca Roversi Monaco, coordinato da Marina Gazzini. L'occasione è quella di ragionare all'interno della nostra società su alcuni temi, appunto la domanda di Medioevo come fenomeno significativo ed evidente nella società contemporanea, domanda di Medioevo specificatamente, non di Medioevo e altri periodi. E poi naturalmente conseguono la comunicazione storica e il medievalismo. Si tratta di tematiche che non costituiscono il fulcro principale del mestiere di storico medievista. Perché è ovvio e ineludibile che primaria e irrinunciabile attività degli storici medievisti sia la ricerca sulle fonti della storia medievale.
Ciò non di meno, però, si tratta di temi che in ogni caso devono coinvolgere chi si occupa di Medioevo professionalmente e dunque anche della storia dell'idea di Medioevo, dell'evoluzione che subisce e delle declinazioni che ha nella società nella quale viviamo. Lo sguardo del medievista e del suo metodo critico offre prospettiva all'interpretazione dell'idea di Medioevo, non è solo schiacciato sull'urgenza del presente, come invece capita molto sovente in altri anni. Quindi la vista che abbiamo definito periferica, per usare mutuando un termine sportivo del basket, del medievalista, che vede l'oggetto medievale, il suo riflesso medievalista, e può indagarli entrambi, può anche rivelarsi come una risorsa e un contributo, qualcosa che riguarda molte storiografie. Penso solamente al convegno che si è tenuto l'anno scorso a Poitiers e che ha riguardato la storiografia medievistica francese, che si è interrogata appunto sul problema del medievalismo in rapporto alla disciplina della storia medievale, rigetto, appropriazione, e qual è il punto. In questo senso la nostra tavola rotonda vuole davvero essere un'occasione invece di confronto, volutamente non solo interno, dunque con un rischio insito di autoreferenzialità, ma piuttosto di apertura, di ascolto e di dialogo con delle figure, degli operatori professionali con una profonda esperienza di comunicazione storica nel mondo televisivo, giornalistico, editoriale, e che possano quindi offrire ai soci della SISMED da un punto di vista altro e speriamo complementare. Quindi direi rapidamente di fermarmi qui con la brevissima introduzione e abbiamo pensato di organizzare la struttura della tavola rotonda con un paio di giri tra di noi e poi prevedere un'interlocuzione ovviamente il più possibile fruttuosa, spero, con la sala. Ci siamo detti che ci teniamo più o meno sui 5 minuti, adesso non siamo fiscali, insomma, per non incorrere in cose troppo lunghe. Allora, prima questione che vi proporrei. Ovviamente la questione è la domanda di Medioevo, partiamo dal pubblico. C'è e qual è nella vostra esperienza la domanda di Medioevo? Cosa il pubblico chiede e intende per Medioevo? Allora, io direi di partire da Alessandro Vanoli, poi Marco Brando, poi Giuseppe Giannocchi e poi Alessandro Barbero. A te la parola, Alessandro, grazie. Grazie Umberto, grazie a tutti voi. Io ritrovarmi qua in un consesso accademico dopo tanti anni mi sta facendo uno strano effetto della festa che organizzi dopo 30 anni che non ci si vede dalla fine del liceo. Ecco. Quindi è piuttosto divertente, anche piuttosto interessante ed è bello, francamente, perché scopri di avere ancora tanti amici e moltissime cose in comune. Lo dico perché di fatto in realtà sì, io sono una versione abbastanza ibrida, vengo dal mondo accademico e con una scelta piuttosto radicale a un certo punto ho spostato i miei interessi sull'ambito divulgativo e anche su quello poi dovremo parlare, non per quanto riguarda me ma in generale, perché non credo che ve ne sia uno solo possibile. La questione della domanda probabilmente è stata centrale per quanto riguarda la mia scelta, cioè nello scoprire che vi era una domanda, io qui allargherei però, di storia, di fatto, di tanti tipi di storie possibili, dove naturalmente qui siamo a parlare di Medioevo e ci sta anche perché ha una sua centralità in tutto questo. Però per quanto riguardava me, che venivo da una esperienza già accademicamente ibrida, occupandomi di relazioni tra cristiani e musulmani, mi sono ritrovato a intercettare una domanda che era quella di un mondo molto largo che ha una grandissima difficoltà a intendere il senso della storia. Cioè la storia costituita secondo i canoni classici a cui in qualche maniera anche le strutture universitarie fanno riferimento, le storie nazionali intendo, ma si confà a capire certe parti del presente e ad esempio i fenomeni di ibridazione, di scambi culturali e quant'altro. Ecco, quel tipo di domanda ho scoperto negli anni, lavorando molto tra teatro, divulgazione anche di carattere editoriale. Beh, ecco, quella domanda è assolutamente presente e ha una caratteristica, secondo me, molto forte. Non sa bene cosa vuole sentire, non l'ha sempre così chiaro. C'è una
vasta opinione pubblica, possiamo chiamarla così, che ha un grande interesse per la storia e che declina, mi sembra, in maniera a volte ingenua, certo, naturalmente, ma anche probabilmente affaticata dal fatto che non ha dei punti di riferimento così chiari, tradotti in termini piani. È un piccolo classico il chiedersi su il cosa sia l'Islam, il cosa siano i mondi orientali, quali siano i contatti con i mondi orientali vari e l'Occidente in varia natura declinato. Ecco, questo tipo di cose, sinceramente, mi sembrano una parte non irrilevante del problema. A cui si aggiunge naturalmente, e ne abbiamo parlato prima, ne ho ascoltato prima, i vari usi pubblici del Medioevo, che forse rientrano in categorie invece a noi più note. Io ovviamente vi parlo della mia. Quello che è stato lo sperimentare questa cosa dal punto di vista della divulgazione è soprattutto legato a quella difficile rapporto che abbiamo col mondo, alla fine dei conti, che deve e che molti vorrebbero tradurre anche in storia del mondo, ma che ha una sua difficoltà a essere tradotto perché molto spesso, molto banalmente, mancano i punti di riferimento. Chi sa a memoria le dinastie cinesi, chi conosce decentemente la storia dell'Islam, a parte le quattro cose che vengono dopo i Longobardi nei libri di testo. Ecco, questo tipo di cose qua hanno una ricaduta oggi, secondo me, non irrilevante in questo tipo di problema, e cioè nel fatto che c'è un mondo, piaccia o non piaccia, estremamente vasto, la cui complessità molti vorrebbero ridurre a categorie storiche, ma questa complessità di fatto rimane tale proprio per la difficoltà della narrazione. Potrei aggiungere anche delle altre cose, ma credo che mi fermerò qua, di fatto, in realtà, perché credo che per quello che è la mia esperienza, uno dei punti forti rimanga davvero questo, e non è un punto risolto, intendiamoci. La maggior parte dei racconti che ho portato in giro in questi anni, non mi riferisco tanto ai libri, in questo caso, hanno a che vedere con lo scambio culturale. Il raccontare storicamente lo scambio culturale senza prescindere dalla complessità, e questo è il punto, se no il racconto è facile, che è probabilmente stata una delle sfide maggiori, perché ti rendi conto che davvero al di là della storia puoi arrivare alla complessità, e la complessità naturalmente è fatta di mondi diversi che vanno declinati in qualche maniera. Ecco, questo punto di partenza, il declinare, il renderli nella loro legittima complessità, nel fatto cioè che abbiano storie stratificate, culture differenti, che difficilmente tra l'altro entrano in connessione con le nostre diacronie, perché le nostre cronologie medievali, visto che siamo qua, usiamo pure questo, fanno una grande fatica ad applicarsi alla storia cinese o islamica, tout court. Ecco, questo tipo di sfida, per quanto mi riguarda, continua ad essere estremamente presente, perché non è stata risolta, di fatto. È ancora lì a chiedere una qualche forma di narrazione. Ti ringrazio molto, Alessandro, anche perché hai posto sul tavolo un discorso che secondo me vale la pena che poi riprendiamo, che è quello del rapporto tra medievo, non più medievalismo, ma medioevo e global history. Sappiamo che il Medioevo è utilizzato molto spesso come un esempio dell'eurocentrismo, e proprio per questo c'è una forte anche stigmatizzazione del Medioevo ulteriore anche rispetto alla sua scarsa adattabilità rispetto a una prospettiva globale. Ma allora riprendiamo questo discorso, ti ringrazio molto, darei la parola a Marco Brando. A Marco Brando, grazie. Questo? Sei quello in fondo. Funziona. Ciao a tutti, intanto grazie per l'ospitalità e anche per il fatto che in un momento di particolare ottimismo il direttivo della SISMED mi ha accolto, anche se non sono un accademico, nella società, cosa che mi fa sentire un po' una specie di ET piombato in un contesto che seguo molto da vari anni, ma rispetto al quale mi sentivo, non dico estraneo, ma come dire, al di fuori, sebbene con molti di voi
tanti anche li ho riconosciuti perché ce l'ho su Facebook, e mi scuso con tanti, ho fatto fatica a riconoscere perché ci siamo in contatto da tempo sui social, ma non avevo mai incontrato di persona o se non sporadicamente. Quindi grazie per avermi accolto nella società e spero di non farvi fare brutte figure, nonostante io non dico di essere uno storico, non l'ho mai detto, sono un giornalista che scrive anche di storia, sono 40 anni che faccio questo mestiere e negli ultimi 20 anni mi è capitato di occuparmi anche di storia e mi è capitato di essere, sono diventato, come direbbe un nostro ex ministro fantasioso, immaginifico, vorrei dire, ho scoperto di essermi occupato di medievalismo a mia insaputa, perché io ho scritto un libro su Federico, lo strano caso di Federico II di Svevia, un mito medievale nella società di massa, con la prefazione di Raffaele Vicinia, la postazione di Cardini, dove non a caso, siccome eravamo nel 2008, né Cardini né Vicini usano mai la parola medievalismo nel parlare del mio libro, che invece rientra, ecco, in quel filone lì. Nel libro successivo, un aggiornamento del libro che è uscito nel 2019, invece Tommaso di Carpegna Falconieri e Sergi usano l'espressione medievalismo perché nell'arco di quei, insomma, dal 2008 al 2019 nel mondo accademico il medievalismo è diventato un argomento di discussione, come abbiamo visto prima nel panel precedente, discussione anche accesa sui confini, i limiti, le competenze, chi deve fare cosa. Io ragiono da giornalista, mestiere nel quale, come dire, ci sono molto in comune con quello degli storici per quel che riguarda la verifica delle fonti, ovviamente fonti diverse, insomma, ma comunque il controllo sulla base di documenti verificabili, accertati di ciò che si scrive, il fatto di non fidarsi mai di nessuno, neanche di uno storico, quando ti dice qualcosa, perché ti può venire un dubbio e allora magari lo richiami o chiami un altro storico, fai delle verifiche, eccetera. Vi racconto come mi è capitato di fare il medievalista a mia insaputa, perché è interessante nel contesto di questo discorso che stiamo facendo. Io sono stato invitato, ho lavorato 7 anni in Puglia al Corriere della Sera nell'edizione locale. Mi è capitato a un certo punto nel 2003 di essere invitato a un convegno sull'identità pugliese, cioè sul modo in cui i pugliesi si sentono tali, argomento molto complicato, perché dire a un leccese che è un barese è un'offesa tremenda, idem a un foggiano, eccetera. In quel convegno c'era anche Raffaele Vicinio, che poi è diventato un mio, cioè mi ha portato per mano anche a fare questo tipo di ricerca di cui si riferiscono i libri di cui vi ho parlato prima, è diventato anche un grande amico. Apro una parentesi e la chiudo: stiamo cercando di rilanciare il sito mondimedievali.net che Vicinio aveva fondato 20 anni fa, assieme a un gruppo di più o meno giovani volontari e con un comitato scientifico che comprende anche alcuni di voi. E Raffaele Vicini è stato, come ne abbiamo, si è parlato di quaderni medievali prima, dell'altro medioevo, è stato, come dire, anche lui a sua insaputa, nel senso che non usava il termine medievalismo, un altesignano, perché nei suoi siti, anche su Quaderni Medievali, si è dedicato anche al medioevo come viene percepito nella società contemporanea, tant'è vero che c'è una sezione che è ancora l'unica, sebbene ora ci stiamo lavorando a rinnovare, cinema e medioevo, che lui si è inventato 20 anni fa, cioè la cinematografia dedicata al medioevo è stata, come dire, uno dei punti forti della sua ricerca assieme ad altro. Cosa succede? Succede, qui vi spiego l'interesse che può avere un giornalista rispetto a quello che adesso chiamiamo medievalismo. A un certo punto, parlando di identità pugliese, Vicinio dice: ma qui a Foggia, come in tutta la Puglia, insomma,
Federico II di Svevia è un mito assoluto, è il re buono delle favole, quello proprio re Artù della tavola rotonda, è vissuto da tutti, dai livelli, da qualsiasi livello sociale e culturale, come il re buono, il re, il primo pacifista, il primo illuminista, il primo animalista, il primo ecologista e via di questo passo. Eppure proprio qui a Foggia lui vi ha distrutto le mura, insomma, quando avete fatto i capricci, insomma, quindi non era così pacifista e così buono come voi credete. E lì c'è stata una piccola sommossa, perché in Puglia toccare il mito positivo di Federico II di Svevia provoca dei problemi. Quando ci si chiede qual è il contesto, cioè che cosa chiede il pubblico a proposito di Medioevo e di medievalismo, io rispondo che chiede soprattutto di vedersi, sentirsi raccontare quel passato in funzione delle proprie aspettative presenti, quindi, come dire, ragiona in maniera più o meno consapevolmente medievalista. E dipende dal contesto, perché se tu vai a Viterbo e parli male, fra virgolette, di Santa Rosa, che è un mito fondatore, che però è una che ha avuto grossi problemi con Federico II di Svevia, ti prendi, vieni, come dire, contestato. Se in Puglia cerchi di far capire che Federico II di Svevia non era un pacifista, non era un ecologista, non era un illuminista, non sto certo a raccontare a voi, perché certe categorie del pensiero contemporaneo o successivo al Medioevo non possono essere applicate a un sovrano medievale, per quanto brillante, vieni accusato di voler distruggere un mito. Accusa che Raffaele Licinio si è preso un sacco di volte nel mio caso mi è successo che a Barletta, che è l'epicentro della Federico Mania pugliese, quando abbiamo presentato il primo libro, c'è stata una manifestazione fuori dal salone dell'albergo con gli striscioni, c'è stata una trattativa durante la quale il portabandiera di questa del mito di Federico II buono a tutti i costi ha chiesto che Raffaele non intervenisse, e se no avrebbero piantato delle grane. Quindi Licinio, qualcuno se lo ricorderà, con la sua espressione tipica un po' da gattone, se ne stava in prima fila sorridendo, perché io poi comunque accusato di essere il killer assoldato da Licinio per distruggere il mito di Federico II di Svevia, per dire, ci fu una manifestazione con trattative con il sindaco. Uno dei sindaci di Barletta mi ha raccontato che uno dei primi problemi che ha avuto è proprio stata una discussione rispetto all'opportunità o meno di comprare un libro scritto contro di me e contro Licinio, intitolato Pugliesi, tutti pazzi per Federico II di Svevia. Per dire, fa ridere tutto ciò, però ci sono stati dei problemi reali, anche qualche rischio di strascico di tipo legale, perché poi c'è stata un'assemblea alla fiera, in una sala della Fiera del Levante a Bari, per organizzare una campagna contro. Per dire, dipende dal contesto, perché chiaramente mi è successo a Cremona presentare lo stesso libro, si è alzato un signore nel 2010, quando non c'era ancora la Lega senza Nord, ma la Lega col Nord, che mi ha detto: tu sei un filo meridionale, sei contro di noi perché sostieni il nipote di Barbarossa, e entrambi ci hanno fatto malissimo, e quindi rappresenti, come dire, sei un nemico dal mio punto di vista. Io gli ho fatto notare che a Cremona c'è un cortile, si chiama Cortile Federico II, all'interno del comune di Cremona, non a caso, perché Cremona è stato tutto fuorché antifedericiana, insomma, fino all'ultimo. E come vedete, a un certo punto c'è stata anche una mozione in comune in cui qualcuno ha chiesto di cambiare nome al cortile Federico II. Come vedete, possono succedere cortocircuiti strani quando ci si occupa di queste cose, e sembra strano perché uno dice: no, mi occupo di una sommossa, ci può essere tra quelli pro o contro la guerra in Ucraina, oppure a favore o contro ancora a fatti relativamente recenti, pro e contro Mussolini, poniamo, che è un personaggio leggermente più recente.
che si creino nascano delle manifestazioni contro uno che parla di un signore vissuto 800 anni fa, per dire semplicemente che era un sovrano medievale a tutto tondo, brillante, ma non era un pacifista, un animalista, un ecologista e via di questo passo, è diverso. Quindi, e concludo, per il momento, quando si affrontano temi anche dedicati a questo tipo di al Medioevo, in un contesto pubblico in cui c'è un senso identitario forte legato a qualcosa legato al Medioevo, si rischiano anche delle polemiche che sono tutt'altro che di tipo intellettuale, ma influiscono su, come dire, sulle reazioni che l'immaginario collettivo in quella determinata zona. Quindi parlare di medievalismo dal mio punto di vista vuol dire anche sporcarsi le mani, insomma, mettere le mani in pasta e sapere che non, l'accademico che va a parlare di Medioevo può farlo come lo fa in cattedra all'università o davanti al Zoom negli ultimi tempi, o può farlo andando a dire guardate che Federico II di Svevia non è quello che credete voi rispetto al quale fate le sagre, le cose, le feste, i costumi, eccetera, ma era un personaggio più complesso e per nulla buono, pacifista quando gli conveniva. Quindi l'invito è, come dire, anche agli accademici, è quello di scendere in pista, perché la gente ha bisogno di chiarirsi le idee su questi fronti, ha bisogno di capire che Alberto da Giussano a Cremona, hanno bisogno di capire che Alberto da Giussano non è mai esistito, nonostante lo stemmino resista sulla giacca di qualcuno. Dopodiché vuol dire uscire dal limbo del dibattito che facciamo qui e beccarsi anche delle contestazioni, scendere in campo, come si diceva una volta. È rischioso ma anche stimolante, ci serve che gli storici scendano in campo anche su questo fronte. Grazie, grazie Marco, anche tu hai tirato fuori il problema della complessità versus banalizzazione, che è un tema chiaramente nevralgico per quanto riguarda la comunicazione storica. E ci hai dato anche un esempio di storia della storiografia del medievalismo, perché i primi due storici che ti hanno fatto la prefazione al libro non sapevano ancora che si chiamasse medievalismo, poi dopo si è chiamato medievalismo. Bene, buona sapere. Darei la parola a Giuseppe Giannotti per il suo turno, grazie. Buonasera a tutti. Innanzitutto mi porto anche i saluti del mio direttore Silvia Grandrelli, era lei stata invitata a essere qui, non è potuta esserci perché in questo momento, come saprete, abbiamo una trasformazione epocale nella nostra azienda. E quindi ci sono io che comunque di storia mi occupo, quindi qualche ragione che ci sia, cioè. E parlavamo prima di se c'è una richiesta di Medioevo, se c'è un rispetto al pubblico. Io vorrei, su questo l'ho detto proprio perché voglio fare un distinguo. Noi non lavoriamo su quello che vuole il pubblico, perché lavoriamo su un facciamo della formazione, cerchiamo di creare strumenti di comprensione da mettere a disposizione degli abbonati al servizio pubblico, e quindi non ci possiamo basare su quello che il pubblico ci richiede, perché il pubblico poi fondamentalmente richiede intrattenimento. Cioè, quello è gli share, gli ascolti non hanno ragione di essere rispetto a un lavoro di acculturazione del pubblico televisivo. È questo che la direzione cultura cerca di lavorare. Noi abbiamo ricordato, lo storico al centro del lavoro, no? Quando abbiamo creato programmi tipo Tempo Storia, Passato e Presente, abbiamo provato a ricordare gli accademici, così come con i maestri, il programma con cui siamo intervenuti nel momento in cui la scuola non aveva problemi di didattica, e abbiamo cercato assieme a tutti gli accademici di costruire strumenti. E quindi, allora, innanzitutto non stiamo attenti a quello che vuole, cerchiamo poi però invece di raccontare tanta storia, premettendo che in questo paese, lo posso dire dopo 10-12 anni che mi occupo di storia, produce molta più storia di quanto si riesca a raccontare. Siamo tutti maciati per riuscire a andare appresso agli anniversari, cioè ce n'è troppa. E detto questo, però, poi oggi mi avrei anche fatto lavorare, perché ho dovuto
partecipare a quel dibattito, ascoltare quel dibattito sul medievalismo, di una nuova disciplina, devo aprire altre strade. E io però a questo punto vorrei proprio fare una provocazione, cioè rigirarvi proprio la questione. La questione dal punto di vista di chi fa public history, la televisione e la divulgazione televisiva probabilmente è l'esempio più lampante di quello che è la public history. Ebbene, noi che facciamo quindi televisione non abbiamo le distinzioni accademiche rispetto alle epoche. Non pensiamo di storia antica, di storia medievale, di storia moderna, esatto. Ma pensiamo semplicemente di pre-Lumière e post-Lumière, perché la distinzione rispetto alla divulgazione televisiva fondamentalmente è quella. Una storia in cui la fonte è all'interno dello strumento che viene utilizzato, quindi abbiamo i repertori che ci permettono dal 1895 di essere usati come fonti, e invece il racconto di quello che è pre-Lumière. E quello che è pre-Lumière bisogna raccontarlo utilizzando modalità diverse e basandosi fondamentalmente sulle fonti, cercando di avere delle fonti che si possano trasformare in linguaggio televisivo. Quindi questo è già, mi sembra, una distinzione netta rispetto al medievalismo, perché si parte al contrario, si parte a cercare di vedere come andare a costruire. E su questo però vi devo dire che gli storici medievisti, che lo diceva anche prima il professor Barbero, hanno una marcia in più, probabilmente determinata da quei 1000 anni di studio su cui si laureano, che gli permette di capire più facilmente, di trovare più facilmente probabilmente le fonti da utilizzare per il racconto, perché non è facile per niente, perché bisogna trovare fondamentalmente delle fonti orali, dei diari, che sono la cosa che ci rendono più facile, perché almeno abbiamo una verità, e poi naturalmente quello che appoggiamo in video, sì, c'è dell'iconografia, ma per il resto si deve andare in invenzione, si deve andare anche a reenactment, che sarebbe la fiction, cercare di ricostruire, ma tutto quello naturalmente comincia a avvicinarsi più allo spettacolo che alla divulgazione. E quindi è fondamentale che insieme a quello ci sia invece un elemento di realtà che è dato da qualche fonte. E mentre post-Lumière, capire, è banalmente comprensibile come ci siano quelle fonti che ti permettono di poter raccontare veloce la storia, al contrario, nel racconto pre-Lumière è necessario che ci sia un narratore, che è un elemento importante, può anche essere sostituito, però permette, lavorando con i luoghi, lavorando con facendo sì che naturalmente il divulgatore non sia un divulgatore di secondo livello, ma sia uno storico che racconti la storia. E a questo affiancare un lavoro di iconografia, di recitazione, cercando di dare empatia, perché poi naturalmente televisivamente quello è fondamentale, che ci sia perché una storia, soprattutto se dura 50 minuti, ti deve apportare, oltre che a una conoscenza, anche a una condivisione emotiva. E questo è il lavoro che naturalmente rendete conto quanto possa essere più complicato rispetto al lavoro del post-Lumière. Noi, passato e presente, quante puntate facciamo di pre-Lumière? Molto poche rispetto alle altre, perché ognuna di queste ha bisogno di essere costruita, studiata, trovando gli escamotage per poterla raccontare. E questo mi sembra un elemento che vi dovrebbe far ragionare rispetto anche a quelle che poi possono essere le proposte di costruzione di programmi televisivi. Cioè, oggi ho partecipato, sono stato a un panel sul Sinopai, interessantissimo dal punto di vista dell'Accademia, però quello che mi mancava, adesso non voglio ridire a Paolo, Simone e Francesco, non so se non mi vedo, quindi non voglio assolutamente, però mancava il sangue, mancavano le persone, cioè nel senso sì il notaio, ma
di quei, ce n'era uno di quelle schede in cui entrava dentro la storia dei giochi. Questo è fondamentale, non vuole essere una critica, ma vuole essere il dare un senso rispetto a quello che noi privilegiamo nella scelta e nell'utilizzo di storia della comunità. No, grazie veramente, perché era veramente quello che insomma in qualche modo cercavamo, insomma, un confronto con punti di vista che sono differenti, che ci permettono di comprenderci meglio. Sono mondi che convivono intorno a un problema che è quello della comunicazione storica, che partono da logiche, da punti di vista e da anche esigenze che sono diverse. Questo discorso appunto del anche che ci hai fatto molto, molto interessante, che comunque la televisione ha anche è uno strumento di formazione pubblica per quanto riguarda la divulgazione, ma c'è una differenziazione che poi è molto netta anche per quanto riguarda le logiche di rappresentazione quando si mette a fare invece intrattenimento, spettacolo. Quindi sono tutti elementi su cui dobbiamo assolutamente ragionare. Allora, professor Barbera, lei. Grazie. Allora, il tema è la domanda di Medioevo: cosa il pubblico chiede e intende per Medioevo? Vi cito una fonte, vi leggo poche righe tratte dal sito www.micimiao.it. Titolo: La persecuzione del gatto, una storia di dolore. Guardo i miei gatti addormentati, li vedo sicuri, felici, sommersi da affetto e cure, ma purtroppo non è sempre stato così. C'è stato un periodo buio, di ignoranza e malafede, in cui i gatti erano considerati un terribile nemico da abbattere. Un pericolo per le persone talmente spaventoso da dover essere distrutto con ogni mezzo. La gente accecata dalla superstizione, dagli insegnamenti sbagliati di chi la governava e dal terrore per l'ignoto, sfogava il malcontento e le paure più nascoste contro poveri animali indifesi. In Europa, dal 1000 al 1700, milioni di gatti sono stati massacrati perché ritenuti creature demoniache. Nel 1233 Papa Gregorio IX emanò la bolla Vox in Rama, con la quale dava inizio all'Inquisizione. Il pontefice, tra l'altro, autorizzava lo sterminio nel nome di Dio di tutti i gatti, specialmente quelli neri. In questo modo, ogni cristiano che volesse fare la volontà di Dio era autorizzato ad infliggere strazianti pene e poi ad uccidere qualsiasi gatto gli capitasse. A milioni furono i gatti bruciati vivi, scorticati, bastonati, crocefissi oppure gettati dai campanili delle chiese durante le feste consacrate. Anche solo dar del cibo a un gatto era sufficiente perché una donna venisse accusata di pratiche diaboliche. Allora, questo genere di pornografia, ecco, non so come definirla altrimenti, e sorprende che un sito appunto fatto da persone che adorano i gatti ci sia questa voglia poi appunto di immaginarsi e di inventarsi, questa voglia morbosa di... Potevo andare avanti, va avanti per due pagine questa roba. Questo è quello che la gente vuole del Medioevo, cioè poter pensare che c'è stata un'epoca orrenda, terrificante, atroce, in cui succedevano le cose più spaventose, legittimate dalla malvagità e malafede di chi comandava e dall'ignoranza e paura della gente. Questa roba, su questa cosa della persecuzione dei gatti mi è capitato di fermarmi perché mi ero chiesto, appunto, ma sono andato a leggermi la Vox in Rama, che come tutti voi saprete, io non l'avevo ancora mai letta, invece, naturalmente, sì, c'è una setta scoperta in Germania dove fanno delle brutte cose e gli appare un gatto nero a un certo punto, con la coda ritta, e lo baciano anche sotto la coda, va bene, però basta. La giunta, il Papa ordina lo sterminio dei gatti, è una semplice invenzione. Li ammassacrano con particolare atrocità, ecco, tutta totale invenzione, ma che risponde però a un bisogno, perché questa roba qui, andate a vedere, la troverete rilanciata in innumerevoli siti, è uscita in articoli sulla pagina scientifica del Corriere della Sera e così via. Benché ci siano anche siti che dicono no, è una bufala, è una fake news, non è vero, però continua a essere rilanciata. E si potrebbe continuare. Io
non li guardo mai, le serie, non le guardo mai le serie di Netflix ambientate nel Medioevo o altri. Però una volta ho fatto un'eccezione perché quando è uscita la serie del Nome della Rosa mi sono detto magari è utile sapere cos'è che vede il pubblico. Però dopo la prima puntata ho smesso e da allora mi sono detto perché l'ho guardato. Però anche lì nel Nome della Rosa già Eco ha calcato un po' la mano, e già nel romanzo ha calcato un po' la mano, la strega poteva anche non mettercela e invece ce l'ha messa perché questo il pubblico si aspetta. Però per la serie la strega non bastava minimamente. Ci voleva un inquisitore che sorprende due ragazzi che fanno l'amore nel bosco e immediatamente uccide di suo pugno il maschio perché sta commettendo adulterio, dopodiché si trascina dietro l'altra nuda legata alla coda del cavallo. Questo evidentemente è un tipo di domanda di Medioevo ed è un modo in cui la gente ama immaginarsi il Medioevo. E credo che ci sia anche proprio una spiegazione psicologica, psicanalica, non lo so, comunque è bellissimo pensare che c'è stato un periodo orrendo dove contrariamente alla nostra epoca regnavano irrazionalità, paura, superstizione e così via. Un altro aspetto del bisogno di Medioevo l'ho incontrato proprio in questi giorni quando sono riuscito a andare a vedere la grotta del peccato originale, quindi una di queste chiese rupestri qui vicino a Matera, con interessantissimi affreschi di IX secolo, che non è il tipo di cosa che incontri dappertutto ovviamente, non ecco. E la visita è molto interessante ed è fatta con competenza da una guida, c'è una parte registrata, però poi c'è anche una guida a cui se fai delle domande risponde con grande competenza. Però la visita è organizzata in questo modo: il piccolo gruppo entra nella grotta nel buio con la guida che ha una pila e ti aiuta a non inciampare nel buio, benché poi alla fine si scopre che basta alzare una serranda e compare la vallata, ecco, ecco. Però tu entri nel buio, ci si siede e quando sono tutti seduti parte la presentazione registrata, che comincia naturalmente con una lagna gregoriana. Comincia questa lagna insopportabile che tutti noi che lo troviamo sempre, ecco, e perché? Evidentemente questo la gente si aspetta, sì certo. E poi prima di arrivare a parlare in termini scientifici e, ripeto, anche competenti, degli affreschi, però il discorso è immaginiamo i fedeli dell'epoca che qui, ecco, l'empito di passione che li spingeva a cantare le lodi di Dio, ammirando queste immagini fatte per un pubblico analfabeta. Piccola parentesi, naturalmente in tutti gli affreschi è sempre pieno di scritte, Però noi ripetiamo sempre che serve per il pubblico analfabeta. Poi tu vedi San Pietro con le chiavi, dici, certo, perché la gente lo riconosce. No, c'è scritto Sanctus Petrus, ma questo era un inciso, non c'entra. C'entra invece il fatto che poi noi abbiamo parlato con questa guida molto competente, dicendo appunto, ma perché il canto straziante all'inizio? E lui dice, ma questo è quello che si è deciso che ci vuole, perché la gente che viene qui ha bisogno di quello, e anzi anche così. Poi gli spieghi questi affreschi straordinari, rari, eccetera, molti vanno via anche delusi, eccetera, tutto qui. Però almeno gli hai fatto appunto il buio, il canto, l'emozione, il buio e la luce, eccetera. E anche questo è un bisogno. Noi oggi parlavamo appunto di medievalismo e dicevamo i castelli di Biancaneve, i cavalieri, le dame, ma in realtà il medievalismo è innanzitutto monaci scalzi salmodianti. Ecco, quella è la primissima immagine che evidentemente si pensa che significhi spiritualità, elevazione e così via. Ecco, siccome facciamo due giri mi fermerei qui, ma questi erano due esempi, diciamo, di quello del bisogno di Medioevo come lo percepisco, perché ecco, per non lasciare nulla, io nel mio lavoro quando faccio il divulgatore o incontro un pubblico, devo dire, non ho mai notato in modo particolare la curiosità sul Medioevo. Sulla storia sì, in generale, ma è un po' come diceva Giuseppe Zannotti, no? Però i Lumière, quando non ci sono i documentari, per la gente non è così importante fare queste distinzioni, ecco. E a volte hai l'impressione che Medioevo sia più o meno tutto, ecco. Concetto di età moderna, mica tanto, ecco, alla fine. Allora, grazie veramente. Diciamo due brevissime reazioni a questi due esempi che ci hai portato, perché vediamo un attimo il medievalismo, allora perché c'entra in qualche modo? Beh, quando quella descrizione su
i terrori dei poveri gatti sembra presa di pari da Jules Michelet, cioè è proprio la prosa di Michelet che è il grande inventore dei terrori dell'anno 1000 e di questo tipo di idea. E i monaci salmoedianti sono pari presi da una delle tele più importanti di Caspar David Friedrich, che è il grande inventore del medioevo romantico, dell'immagine del medioevo romantico con i monaci davanti alle rovine dell'abbazia, eccetera. Questo perché lo dico? Lo dico perché tu hai profondamente ragione a dire che non c'è curiosità sul medioevo in quanto tale, sul periodo storico, ma l'importanza del medioevo è che è un produttore di sentimento in questo senso. Ecco perché allora tu, è stato fatto già per esempio del Medioevo come contenitore, come funzioni di identità, produttore di identità, ce lo faceva l'esempio Marco Pranto, e tu ci hai fatto l'esempio del Medioevo invece del Medioevo oscuro, del Medioevo come periodo da stigmatizzare per riscattare quella che è la nostra identità che in qualche modo prende le distanze dal Medioevo. Beh, queste sono tutte funzioni che il Medioevo incarna, che il medievalismo può tentare di comprendere. Certo, la curiosità sul Medioevo in sé non c'è, è un discorso su cui dobbiamo ritornare, però quello che c'è oggi è l'idea di Medioevo. E questo è un fatto come la storia del Medioevo in sé, e da questo punto di vista chi si occupa di storia medievale in qualche modo deve fare i conti con questo fatto, e può sicuramente contribuire a capire meglio questo fenomeno, non deve essere lasciato solo nelle mani di altri tipi di intellettuali, altri tipi di professionisti come per esempio i sociologi della comunicazione. Allora, a fronte della passiamo alla seconda questione. A fronte della constatazione che il Medioevo continua a suscitare interesse e attenzione all'interno della società contemporanea, per questi anche motivi che hai appena illustrato, tutto sommato allora il medievalismo può rivelarsi un'opportunità per la disciplina medievistica, in quanto può in qualche modo costituire una specie di laboratorio dove si possono far reagire le eredità, i saperi, il metodo critico della tradizione storica e storiografica con quelle che invece sono le domande, le urgenze, abbiamo visto molto spesso anche le derive del presente. Ecco, da questo punto di vista io quello che vorrei chiedervi è se e come il medievalismo inteso come strumento, modalità anche di conoscenza di quello che è il rapporto con il passato medievale oggi, può costituire un ponte, un laboratorio dove far interagire quella che è la domanda di rispetto al passato medievale e delle possibili risposte che cui possono contribuire anche i medievisti. Marco, vuoi cominciare tu ancora? No, Alessandro, ero io, va. Però no. È meglio perché io non la so questa. Per cui medievalismo. Vai tu. Intanto ci penso. In realtà stava parlando con Francesco, quindi non è detto che la sappia. No, ma la fatta cosa che mi stava dicendo una cosa, lui mi ha l'ultima parola. Ti hanno distratto. Ha distratto, dai, parlo io, avanti. Dai. Allora, no. Tu fai la spia. No, in realtà è vero che non la so, perché è un esercizio su cui non mi sono mai applicato troppo, quello del medievalismo usato per raccontare la storia, e quindi temo che dovrò stare largo e quindi fare la classica cosa che normalmente non si dice, ma in questo caso dico, e cioè non risponderò alla domanda parlando d'altro, ecco, di fatto, e parlando dei mezzi con cui invece si può provare a ragionare sull'argomento. Allora facciamo un distinguo che era il punto di partenza che Umberto ha avuto all'inizio, e cioè il fatto che non è assolutamente obbligatorio, io credo, che uno storico debba per forza esercitarsi nell'attività divulgativa, per mille ragioni, una delle quali è che la vocazione di carattere storico, almeno per come si cresce all'interno dell'Accademia, e come io ricordo benissimo di essere cresciuto all'interno dell'Accademia, era quella che ti portava alla ricerca, ai lunghi tempi, ai lunghi e complessi tempi della ricerca, e alla didattica. La didattica legata alla ricerca, incidentalmente, poi prima del processo di Bologna la cosa era ancora più evidente, come ci ricordiamo in tanti. Ecco, il resto non è automatico,
cioè quella cosa che aleggia nella fatidica formula della terza missione, mai parola fu più varia di quello, il fatto che non abbia un nome, secondo me è interessante questo, è obiettivamente un altro mestiere. Io ne sono abbastanza convinto di questo, naturalmente per qualcuno può diventare tranquillamente un mestiere laterale, cioè puoi essere bravo di tuo, punto, e quindi scrivere libri relativamente facili da leggersi, se vogliamo concludere in questo senso. Però, e qui vengo al sottoscritto, se la scelta che fai è di carattere un po' più tecnico, e per quanto riguarda me per uscire un po' dal vago è il teatro soprattutto, ed è stato il teatro, e non puoi sfuggire al fatto che quello è proprio un altro mestiere. È un mestiere che richiede una serie di competenze, l'impostazione della voce, il controllo del corpo, il sapere che accidenti sia uno spazio teatrale, la scrittura di carattere teatrale, che è altra rispetto alla scrittura, non dico accademica, ci mancherebbe altro, ma anche semplicemente banalmente la scrittura divulgativa. Il teatro, anche in un monologo, prevede un dibattito interno, un'articolazione come se fosse un dibattito, sono finzioni, se no annoia da morire. Ecco, tutta questa serie di cose a cui se ne potrebbe raggiungere una miriade non è una possibile via di uscita perché ti viene bene, è proprio tecnicamente un altro mestiere. E secondo me questo non è irrilevante nel gioco. Ora, aggiungendo al fatto che poi l'esercizio del sottoscritto si è posto anche in un altro settore, che poi qui ha un sacco di colleghi al tavolo, e cioè quello della divulgazione in senso stretto, cioè che cosa fai quando divulghi? Spezzi il pane della tua conoscenza, perfetto, benissimo, oppure puoi scegliere anche di fare altre cose. Per quanto riguarda me, la scelta è stata quella anche di provare, per una ragione meramente personale, cioè non credo che sia un verbo da seguire, era la scelta mia, appunto, quella di provare a ibridare generi, quello di carattere narrativo, quello di carattere più tecnico, dove il gioco, per quanto riguardava me, era quello di rimanere legato esplicitamente, il più possibile, saldamente, al metodo critico. Indipendentemente da quello che succedeva, era quello il portato che mi legava al mio vecchio mestiere, cioè quello del metodo, e quindi della capacità di controllare il più possibile le fonti, di farle anche parlare, di dargli una dignità narrativa, ecco. Cioè restituire attraverso le fonti la complessità ed evitare che tutto si traduca semplicemente nel racconto di storia. Ecco. Tutta questa serie di cose per dire che sostanzialmente sono assolutamente convinto che il medievalismo possa essere tranquillamente una buona via di fuga dal punto di vista delle possibilità e delle necessità date dalla terza missione, a patto che si giochi, credo, all'interno in maniera chiara. Cioè, io non ho, per carità, ci mancherebbe altro, dovessi delle ricette per l'Accademia, sono andato io proprio per quello, perché non ne avevo. E quindi va benissimo così. Credo che, per quello che dicevo prima, cioè il fatto che tutto sommato poi ci sia un mestiere a cui si è giustamente, doverosamente ancorati, che è quello legato al metodo e alla ricerca, forse la cosa più interessante potrebbe essere davvero cominciare a rendersi conto che è un po' quello che stavamo dicendo in varie nature diverse, che c'è una serie di domande molto diverse una dall'altra, alcune magari di carattere più strettamente territoriali, legate a una sorta di campanilismo di ritorno, altre legate all'ossessione per i gatti, legittimissima peraltro, o alle paure che vuoi evocare attraverso mondi che non conosci, oppure, come dicevo prima io, al bisogno di collocare nel tempo quelle cose che vedi vagamente nello spazio, quei tanti mondi che vedi vagamente nello spazio. Sono tutte domande diverse, a cui giustamente bisogna dare una risposta, io credo, partendo dal metodo, se no la lasci in mano a chi non gestisce queste cose con almeno il rigore che ci riconosciamo, io credo. Ecco, questo punto di partenza non indica, secondo me, necessariamente che tutti si debba andare in battaglia divulgando. Implica che, io credo che sarebbe davvero importante che l'Accademia a questo punto mostri, oltre alle possibilità fisiologiche del mestiere, mostri anche la possibilità dei mondi che si aprono
ricordando e capendo che questi mondi corrispondono tendenzialmente ad altri mestieri che vanno appresi ex novo. C'è una fatica doppia, se uno vuole metterla così, però è di fatto la fatica che io ho fatto con grande felicità nella verità della vita, e credo che sia estremamente stimolante invece questo, cioè credo che non debba cambiare statuto di niente, ma che ci sia la possibilità di notare come il mondo ha fame di cose e quindi ha una serie di domande che richiedono una risposta, non necessariamente deve venire tutta da lì, ma da lì deve venire la possibilità dell'ampiezza di veduta. Ecco, questo sì, che non è il percorso accademico, ma è probabilmente il senso di un finale che va articolato negli ultimi anni, negli anni di specializzazione. Dire là fuori si possono fare un sacco di cose. È molto più vario il mondo, è molto più possibilista rispetto anche al lavoro e alla domanda. Grazie. Certamente poi un problema, certamente quello della divulgazione come un altro mestiere, penso che sia assolutamente, che la comunicazione storica non deve essere fatta esclusivamente dai professionisti della ricerca storica, è un altro mestiere. Quello che però, rispetto all'attività di terza missione famigerata delle università, secondo anche le declaratorie dell'ambito, cioè dell'interazione anche da un punto di vista culturale, delle università rispetto alla società e anche rispetto a quello che è uno dei compiti, la seconda missione dell'università, che è la formazione, certamente si può prevedere, si può pensare che ci siano anche dei percorsi di formazione per quanto riguarda una comunicazione storica all'interno delle università, fatte anche da corsi di laurea storici. Questo è un punto su cui magari si deve ragionare. Non tutte le persone che frequentano le università e i corsi di storia devono e possono diventare dei ricercatori, però certamente la figura del comunicatore di storia con dei contenuti e delle metodologie importanti, credo sia una possibilità su cui dobbiamo riflettere, anche alla luce di quelle che sono un po' le direttive ministeriali, insomma, rispetto alle funzioni dell'università, le possiamo vedere anche come un'occasione da questo punto di vista. Io però, magari si riprende dopo questo discorso, ma per salvare anche la possibilità di interlocuzione col pubblico, continuiamo il secondo giro degli interventi. Grazie. Dunque, io penso che ovviamente chiunque fa quello che vuole, se uno storico medievista non vuole occuparsi del medievalismo non se ne occupa, d'altra parte abbiamo bisogno di storici e medievisti che si confrontino con le fonti, tirino fuori cose nuove, reinterpretino i fatti del passato, eccetera. Ciò non toglie che ci sia bisogno che qualcuno se ne occupi, e non vedo perché se ne deve occupare alcuni conduttori di programmi televisivi dove ad ogni puntata il Graal è sotto qualcosa di diverso, per dire. Sarebbe meglio se ne occupasse qualcuno di più competente. Per questo penso che se ci sono degli storici medievisti che pensano di poter dare un loro contributo per chiarire alcuni aspetti che fanno sorridere, come la storia dei gatti, e non solo, è giusto che lo facciano perché hanno le competenze per replicare. Magari lo devono fare con uno stile da comunicatori che non è quello magari abituale all'interno dell'Accademia, giustamente non lo è. Per esempio, cioè, lì si è parlato della storia dei gatti che fa sorridere molto. Io poi ho una gatta nera da poco che si chiama Iskra, quindi non ho... Mi guarderà malissimo se sa che ho ascoltato certe robe, ma c'è anche il medioevo positivo. Per esempio, nell'immaginario pugliese, dico delle cose di cui mi sono occupato io, poi sono arrivato a parlare anche di come viene immaginato il mito di Federico II in Nord Italia, in Germania, nei paesi islamici. Però la domanda: come mai nel XXI secolo c'è una regione con i confini amministrativi stabiliti con la carta costituzionale, in cui Federico II si sveglia in mezzo nel secolo buio, accende la luce, ci sono 50 anni più o meno, in cui c'è il re Artù, il re buono delle favole,
che ne le ha azzeccate tutte, buonissimo. Come mai solo in Puglia, facendo una ricerca banale che io ho fatto ai tempi su Pagine Bianche, cercando la ricorrenza di Svevo, Sveva, Federiciano, eccetera, ci sono gelaterie, pompe funebri, assicurazioni, autorimesse, Federiciane o Sveve? Come mai uno pensa che la Federico II Airways sia in Svevia, invece era nata a Foggia, con tanto di Federico II stampato sopra, lo slogan era "per te i fagiani volano, i foggiani no", poi si capisce perché è andata male, però era lì. La Svevapol non è in Svevia, è nel Salento. La centrale termoelettrica Federico II non è in Svevia, è vicino a Brindisi, ma perché chiamare Federico II una centrale termoelettrica che peraltro inquina? E via di questo passo. C'è anche un medioevo positivo, come abbiamo visto, che spinge la gente a chiamare Svevo qualsiasi cosa e a incavolarsi come una iena se gli dici: guardate che forse state parlando di un personaggio che avete immaginato. E chiedersi come mai la Puglia di oggi, e non quella di 100 anni fa, quando non se ne parlava, la Puglia di oggi ha bisogno di un santo laico, assieme a Padre Pio, che fa, anche lui non è pugliese peraltro, per sentirsi, per sottolineare la propria identità. È una domanda che si possono porre anche gli storici. Forse se lo pone un medievista, quello che volete, però è una domanda che qualcuno di qualificato deve rispondere. Poi io non lo sono, ci ho provato e qualcosa ci ho azzeccato, se no, però per dire, questo serve. Un altro aspetto è la storia dei secoli bui. C'è bisogno che qualcuno spieghi ai giornalisti, ai miei colleghi, che titoli come "giustizia da medioevo, ora fascicolo penale telematico", "allevamento di visioni verso la chiusura, nessun contagio da Covid ma luoghi da medioevo, i pregiudizi anti-gay sono da medioevo, donna disinvolta, sentenza da medioevo su stupro, Napoli, studentessa in farmacia alla Federico II, condizioni da medioevo", e lo credo l'ha fondata un sovrano medievale, aiutateci. "Coronavirus, Paul McCartney, mangiare pipistrelli è del medioevo". Verdone, sempre su coronavirus, "nel 2020 situazione manzoniana da medioevo", non si capisce. "Coronavirus, Barbara Berlusconi, l'attacco, un trattamento da medioevo". Ora, cosa c'entri Manzoni col medioevo e via di questo passo? Il paio, cioè come dire, i giornalisti sono incoraggiati in questo senso e viceversa dai politici, si influenzano a vicenda. Matteo Salvini: "mi fa schifo e roba da medioevo", peccato che abbia un Alberto da Giussano come simbolo. Vabbè. Roberto Speranza: "Salvini non tenti di riportare l'Italia al medioevo". Luigi Di Maio: "i vitalizi sono un privilegio medievale", perché c'erano i parlamenti ovviamente. Maggi: "partito radicale, dalla rivoluzione liberale Berlusconi passa ufficialmente alla rivoluzione medievale". Berlusconi: "la magistratura ovviamente gode di privilegi medievali". Giorgia Meloni: "piuttosto che andare verso la Terza Repubblica stiamo tornando al medioevo". Beh, ora per par condicio devo nominarne altri due o tre. Beppe Grillo: "viviamo nel medioevo dell'energia". Nicola Fratoiani, all'estrema sinistra, "sui diritti civili siamo nel medioevo". Matteo Renzi: collocatelo politicamente dove volete, "hanno votato per riportarci nel medioevo". Potremmo andare avanti all'infinito in questo senso. C'è bisogno di qualcuno che dia la sveglia a questi signori. Nel mio piccolo, insomma, assieme all'Associazione Italiana di Public History, all'Ordine dei Giornalisti, ho organizzato un corso di formazione, quelli obbligatori, la formazione professionale continua, il giornalista che scrive di storia, strumenti, eccetera, eccetera. Poi c'è stato il Covid, buonanotte, però a Milano ha partecipato 100 persone a questo corso e tutti hanno ammesso di essere impreparati sul fronte. Cioè i giornalisti, nei master post-universitari in cui oggi si formano i giornalisti, viene insegnato a verificare le notizie sulla cronaca rosa, sulla cronaca nera, l'economia, lo sport, la giudiziaria, non viene insegnato a verificare su questioni storiche. Non parlo di giornalisti di mieli, parlo di quello che va alla conferenza stampa. Uno dice: "ho scoperto che sullo sfondo della Gioconda c'è il T", e tutti scrivono dietro, senza
porsi il problema di verificare quando ci sono professionisti qualificati che potrebbero chiarire meglio queste questioni. Questo corso, come dire, mi ha confortato, perché sono venute 100 persone, anche alcuni direttori di settimanali importanti come oggi, eccetera. Però abbiamo bisogno di queste cose. Abbiamo avuto era dedicato alla storia in generale, una parte anche sul Medioevo, dove banalmente abbiamo spiegato, ma perché non escono, a voi sembrerà una cosa strana, che su Wikipedia non è una fonte per scrivere un articolo, che Google non è l'oracolo di Delphi, perché ormai alzare il telefono, questo è un problema della formazione dei giornalisti in generale, già si dice a un giornalista di alzare il telefono invece di andare su Google, ti guarda come se gli avessi imposto di fare, come dire, di scalare l'Everest. Ci sono grossi problemi su questi fronti. Gli storici medievisti o non medievisti, fate quello che volete, volontari che vogliono occuparsene, potrebbero avere un ruolo fondamentale, però come ho detto prima, bisogna sporcarsi le mani, entrare in polemica e dire a Bosse, D'Alema, Grillo, a Repubblica, al Corriere, eccetera, che coi secoli bui avete rotto le palle, insomma, col buio medioevo avete rotto, io l'ho scritto, no, avete rotto le palle, non l'ho scritto su Treccani, però ho scritto degli articoli su questo fronte proprio su il medioevo, cioè il medioevo visto dai media, che è un argomento che andrebbe, perché veramente leggendo i giornali escono cose più inverosimili e c'è proprio un medio, un medioevo, ditelo come volete, cui potete, come dire, di cui siete tutti testimoni leggendo i giornali, guardando la TV, sentendo la radio. Parlo dei media professionali, non del web, dove ognuno è libero di scrivere sui gatti quello che vuole, tanto, però parlo di giornali che di carta, non solo, che dovrebbero essere, come dire, che formano la gente. Poi ci meravigliamo se escono quelle robe lì. Grazie. Certamente anche il long life learning è un altro discorso che pure merita di essere affrontato. Darei immediatamente però la parola a Giuseppe Giannotti, grazie. Così è piacevole. Ritornando a quella distinzione che facevo tra pre-Lumière e post-Lumière, c'è un'altra particolarità che hanno detto, che il post-Lumière, e quindi la storia del XX secolo, presente poi quell'ossimoro che è la memoria condivisa e che ci obbliga ad un senso, che innanzitutto determina un utilizzo di testimonianze ormai lontane dai fatti, che non hanno però nessun valore come fonte, ma poi voglio vedere come ci può essere memoria condivisa. Venite a leggere i social di la storia il 10 febbraio, quando c'è stato l'anniversario delle foibe, come sia condiviso quel tipo di anniversario, perché poi ognuno ha le sue memorie di sofferenza o di ottimismo, che sono diverse. E questo invece non accade nella storia pre-Lumière. E fortunatamente è una storia, non c'è stata nessuna cosa che ti lega la memoria. Quindi dal punto di vista, penso anche di accademia, si può poi accettare quello che è il racconto di public history che si può fare rispetto in televisione. E su questo Alessandro Noi parlava prima del controllo del corpo, del controllo della voce, che fa in questa sua nuova attività teatrale. Ma è la stessa cosa che dovete fare voi, cioè nel senso, lo storico che fa terza missione, che quindi fa divulgazione, è uno storico che controlla la voce, che controlla il corpo, che ha studiato la capacità di divulgazione. In Inghilterra ci sono si fanno proprio dei corsi specifici, e infatti i vostri colleghi di Oltremanica hanno una abitudine, una capacità che in Italia è per ora si vede soltanto in chi ce l'ha innata, e che comunque, anche se ce l'ha innata, l'ha esercitata, l'ha studiata, l'ha preparata, cioè, e questo è fondamentale. L'università, poi, cioè, nel senso, il lavoro del pubblico non rende, cioè, nel senso, non è sufficiente probabilmente fare
ricerca e accademia. È necessario affiancare a questo la terza missione, perché determina anche una diversa prospettiva economica e quindi soprattutto i giovani che si avvicinano a questo mestiere. È fondamentale. E a questo punto io lascerei però la parola a chi usa il proprio corpo, il proprio lavoro, la voce nella terza missione. Vedo che ti stiano chiamando in campo. Chiamato in campo in questo modo, io devo dire una cosa che non volevo includere nei discorsi di oggi, però siccome è una cosa che mi sta a cuore, la dico. Io non faccio nessuna terza missione. Io non faccio praticamente niente che sia calcolabile come terza missione, perché con l'eccezione forse delle volte in cui vado, riesco ad andare, della cosa più interessante di tutte, in una scuola, ma altrimenti che io faccia dei programmi televisivi, che faccia delle conferenze, dei cicli di lezioni, sono pagato incredibilmente per questo lavoro, e quando una cosa è pagata non può essere classificata come terza missione. Questo è un mio fastidio, do anche dolore privato, ma dato che mi è data l'occasione lo metto in pubblico. Forse si potrebbe provare a vedere se è davvero indispensabile che la terza, le attività che tutti noi facciamo possano essere classificate come terza missione e andare a vantaggio dei nostri dipartimenti soltanto se le facciamo a titolo gratuito. Ma detto questo, come dire, cominciando con questa nota di ottimismo, continuerei dicendo sulla stessa nota che il povero Le Goff ha passato tutta la vita a dire che il Medioevo è luce, non buio. Ecco, viene un certo scoraggiamento di fronte a una prospettiva in cui noi ci limitassimo a dire no, bisogna correggere questi errori. Anch'io quei gatti, non è che volevo correggere l'errore, quei gatti volevo dare un esempio del tipo di aspettative che il pubblico può avere. Correggere gli errori, poi certo, di volta in volta quando ti capita lo fai, quando ti arriva quello che ti dice ma è vero che Carlo Magno viveva nelle Marche e che Aquisgrana era vicino ad Ancona, e allora no, ovviamente tu magari provi a dire, a convincere una persona, poi non ci riesci comunque. Perché lui ha le fonti, al cronista che dice è il re ad Aquisgrana, al di qua dei monti, vede, è al di qua dei monti Aquisgrana. Tu dici, magari che il cronista stava in Belgio. No, no, non basta, non, niente, non, esperienza reale, con un giorno. Comunque. Ma secondo me il punto è che noi non dobbiamo appiattirci su questa idea, che pure come medievisti da sempre ci rode un po', che dovremmo correggere i miti negativi, proviamo a farlo, d'accordo, però invece è più importante secondo me ragionare su un oggetto di studio, e l'oggetto di studio è appunto questo mondo immaginario chiamato Medioevo, proprio nel momento in cui noi ci sforzavamo di dire ma anche il periodo che noi studiamo non chiamiamolo più Medioevo in fondo, no? Ecco. E invece c'è questa cosa nella cultura pop, diciamo così, nel linguaggio dei politici e dei giornalisti, ma nell'immaginario collettivo, che si chiama Medioevo, assolutamente, e di cui c'è una gran voglia e un gran bisogno, appunto. Quindi ragionare sul fatto che si è costruito, è l'ultima tappa della costruzione di un luogo, il Medioevo immaginario, che noi studiamo quando andiamo a vedere come mai gli umanisti del 300 sentono il bisogno di polemizzare contro i loro predecessori, e lo studiamo quando ci chiediamo come mai gli intellettuali del 500 ce l'hanno con la Sorbona e con i professori universitari, no? E pian piano si crea questa, c'è bisogno di questo elemento negativo contro cui polemizzare, no? E la sua sopravvivenza nella cultura di oggi è un fatto in sé, è interessante da studiare. Poi per carità, in realtà a parziale correzione di quello che ho detto prima, a me capita qualche volta che mi chiedono del Medioevo, non tanto in dialogo con il pubblico, ma magari soprattutto in un'intervista. Capita nell'intervista che qualcuno dica, ma lei è specialista di Medioevo. Ma no, non dico, ma cosa ci trova, ecco. Però l'idea è riuscire a capire questa cosa strana, questo qua si è appassionato di Medioevo, cioè appunto dell'epoca oscura e così via. E io lì ogni tanto ho provato a ragionare su, nessuno può spiegare perché si innamora di un periodo anziché di un altro,
naturalmente, perché se fosse possibile spiegarlo studieremmo tutti lo stesso periodo, invece ci sono quelli che gli piace l'antichità. Invece però io mi sono reso conto che da ragazzo, da studente, c'è qualche cosa che mi ha colpito in modo particolare, che mi sono poi sempre portato dietro. Quindi ve lo dico a titolo di esperienza personale, anche se non so se sia replicabile, non so neanche se sia vero, quello che sto per dire. Però io, quello che mi ha colpito del Medioevo è stato il tono e l'atteggiamento di certi scrittori medievali, di certi cronisti soprattutto, che poi ho letto e riletto nella mia vita, su cui ho fatto corsi universitari, perché rimangono per me qualche cosa che appunto mi ha fatto scattare qualcosa. E sono poi sempre quelli, Salimbene, Joinville, e io ho l'impressione, però forse questo è il luogo giusto per chiedere se è soltanto la mia fantasia, che ci sia un qualcosa che accomuna molti autori medievali e che forse è meno frequente in altre epoche, ma dico forse, cioè un'estrema disinvoltura nel dire le cose come stanno, senza ipocrisie, senza preoccuparsi, oddio cosa sto dicendo, nell'affrontare i fatti della vita, e non importa se tu sei un vecchio cardinale che racconta, come racconta Pier Damiani a un certo punto, di quando era studente a Parma, e nella stanza accanto alla sua viveva quel chierico con la sua ragazza, ma lui dice la sua puttana naturalmente, e lui stava appunto nell'altra stanza, e questi qua ridevano, scherzavano, si sbaciucchiavano, e lui allora tante volte, anziché studiare, era lì che pensava a quei due lì, e lui, questo chierico che era così un elegantone, bellissimo, sempre impellicciato, e cantava così bene in chiesa, e se la godeva con la sua donna, e io abitavo lì accanto, ecco, quante volte ci ho pensato, e poi dice... È un vecchio cardinale che sta raccontando questo, ma anche dopo che sono entrato in monastero, quante volte ho continuato a dirmi ho sbagliato tutto nella vita, era così che bisognava vivere, no, ecco, io non lo so, magari anche i cardinali di altre epoche erano altrettanto disinvolti, nella nostra no, secondo me, ma in altre epoche sì. O di nuovo, quando Salimbene, quindi un anziano e autorevole francescano, si mette a raccontare dei vescovi che ha conosciuto, e di quelli che non gli piacevano per niente, di quelli che invece tutto sommato gli piacevano, come Filippo da Pistoia, arcivescovo di Ravenna, che lui sì che era un grande vescovo e Salimbene lo ammirava tanto, anche perché quando invitava a pranzo dava da bere a tutti il vino che beveva lui, non come altri vescovi che agli ospiti danno un vino e loro ne bevono un altro, dice Salimbene, come se tutte le gole non avessero sete allo stesso. Dopodiché l'arcivescovo Filippo di Pistoia di Ravenna aveva anche i suoi limiti, dice Salimbene. Certo, io ho capito, vi sto dicendo le stesse cose che direi a un giornalista che mi chiedesse perché le piace il Medioevo, no? Questo è il senso di questa cosa. L'arcivescovo aveva anche i suoi difetti, aveva questi due nipoti e stravedeva per loro, e se uno aveva bisogno di un favore, di un appalto dall'arcivescovo, bastava passare attraverso i nipoti e ottenere tutto, anche perché naturalmente uno dei due era suo figlio. Aveva anche una figlia l'arcivescovo, che era monaca a Ravenna, io l'ho conosciuta, sono stato il suo confessore, e lei non sapeva di chi era figlia, ma io sì. Ecco, ma dove la trovi un anziano e autorevole francescano che con questa disinvoltura racconta queste cose? Ora io sono sicuro che tanti studiosi di Rinascimento, di età moderna, del Settecento mi direbbero no, anche da noi è pieno di gente che ha questa stessa franchezza. Io ho trovato questi quando ero studente e sono rimasto innamorato di un mondo dove appunto rispetto ad alcune altre epoche un po' meno ipocrisia probabilmente c'era quando potevi permettertelo, ecco, almeno. Poi ecco un'ultimissima cosa che volevo ancora dire, visto che era un po' un discorso operativo, no? Cosa possiamo fare? È una piccola cosa questa, ma nell'incontro che abbiamo avuto prima parlando di medievalismi è venuta fuori spesso questa cosa che noi qui in Europa viviamo immersi nel Medioevo. No, ce l'abbiamo. Usciamo in strada nelle nostre città e c'è il Medioevo. Ma naturalmente è un Medioevo rifatto, modificato, e nel discorso del dialogo con il pubblico, io credo che questa sia una cosa che il pubblico non sa. Io non so quanti turisti americani che vanno a Firenze vedono la facciata di Santa Croce e sanno che non è, manca ancora il Duomo, no? Ecco.
è dappertutto, dappertutto, i merli che sono tutti finti e così via. Credo che nella comunicazione, nell'ambito del turismo e della fruizione di ciò che il Medioevo ci ha lasciato, secondo me sarebbe molto bello se entrasse proprio nei circuiti, ma anche nelle simulazioni, nelle immagini che vedi, nei film che fai vedere alla gente, proprio molto lavoro anche di grafica per far vedere, sì, siamo immersi nel Medioevo, ma attenzione, è un Medioevo medievalista in realtà, appunto. È un Medioevo che parte da qualcosa di allora e poi è stato riutilizzato, modificato, fino a ieri. Oggi non possiamo più toccarlo, per lo più, ma fino a ieri ci facevano tutto quello che volevano. Questa è una, appunto, una piccola cosa che nell'ambito della fruizione dei beni culturali ogni tanto mi viene da pensarci, quindi già che ero qui, ve l'ho detta, ecco. Grazie, grazie. E devo dire che, diciamo, anche questa contrapposizione appunto del Medioevo nero e il Medioevo invece luminoso è altrettanto figlia di un'interpretazione. Allora io direi che a questo proposito la funzione correttiva del medievista o della disciplina è limitante rispetto a questo progetto, a questo problema. Perché lo abbiamo visto chiaramente come il Medioevo sia dentro la nostra quotidianità in modi che arrivano da tradizioni differenti. Allora in questo senso sicuramente chi si deve occupare anche del rapporto con il Medioevo oggi deve essere anche il medievista. Volevo solo fare una piccola chiosa, Pier Damiani è vero che dice quello, però poi dice che sono morti in chat. Certo. Sì, certo. Se la prende la sua vendetta, se la prende. Dunque. Anche Salimbene, quando racconta come si vergognava come un ladro quando è entrato nei francescani e l'hanno mandato a fare la questua per la strada, e lui si vergognava e cercava di passare nelle strade dove non rischiava di incontrare gente che conosceva, e poi naturalmente incontra uno che lo conosce e che gli dice: ma fannullone, cosa sei messo a fare, cialtrone, torna a casa da tuo padre, che tu dovresti andare a cavallo a farti vedere dalle ragazze e a fare regali ai menestrelli e non lì scalzo. Anche lui poi dice: però poi quella notte ho sognato la Madonna col bambino che venivano a mendicare insieme a me. Cioè, devi poi mettere a posto le cose, devi far tornare i conti, naturalmente. Dunque, secondo me abbiamo un minimo tesoretto anche per raccogliere degli interventi da parte appunto della sala. Quindi se qualcuno vuole... Sì, prego. Tommaso Di Carpegna. Mille grazie per questo ricchissimo dibattito, ho preso un sacco di pagine di appunti, quindi non vi devo tediare tutto quello che ho scritto, anche perché poi appunto ho avuto un rapporto personale, un dialogo personale con ciascuno dei relatori di oggi, quindi per ciascuno avrei veramente da dire qualcosa di specifico. Però forse credo di interpretare, non direte, il sentimento di tutto questo pubblico, di tutta questa sala, osservando, come ho potuto osservare io, spento. No. Unisci pure l'altro, bravo. Fa molto. Rilascio con i cari ufficiali. Esatto. Dicevo, l'impressione che ho avuto è questa, che si è parlato di molte cose con una specie di sovrapposizione semantica, tante parole che in un certo senso scivolano l'una nell'altra, che hanno molte continuità tra loro, ma che non sono la stessa cosa. Abbiamo parlato di medievalismo, che è questa parola nuova, effettivamente nuova, lo dicevi loro tu, Marco, da una decina d'anni qua, ma anche meno forse, con il suo problema di collocazione disciplinare, che è emerso invece nel panel che abbiamo fatto prima. Poi si è parlato anche di divulgazione, medievalismo e divulgazione, terza missione. Ma la terza missione non è la divulgazione, e noi lo sappiamo. Sono cose che scivolano l'una nell'altra, ma non corrispondono per loro. Public history, discorso pubblico sulla storia, che non è la public history, anche se sono
sembrano sinonimi, no? Sono i falsi amici della lingua francese, per esempio. Ma Public History, che è il discorso pubblico della storia, sulla storia, non sono affatto la stessa cosa. Public History è, diciamo, tende a essere una disciplina. E ancora il concetto di luoghi comuni o stereotipi, no? Come se il medievalismo fosse il luogo comune che tutti noi abbiamo, semplicemente quello, appunto, che nel Medioevo ammazzavano gli altri. Oppure ancora il debunking, no? Che quindi la missione che può avere qualcuno che deve parlare con un pubblico ignorante sia quella di fare il debunker, quindi di svelare le fake news. Allora, questo è un ragionamento proprio che stavo facendo mentre vi ascoltavo. Sono molti, molte espressioni. Notiamo il fatto che sono molte espressioni, alcune delle quali nuovissime, cioè entrate nel vocabolario italiano e nel vocabolario della ricerca da pochissimo tempo. Noi parliamo da pochissimo tempo di debunking o di fake news, anche se poi magari il concetto esisteva già, o di terza missione è un concetto recentissimo. Allora, proprio per questa ragione, mi sembra molto interessante questo dibattito, proprio perché mette sul tavolo la necessità, credo, di ottenere una chiarificazione. Cioè di lavorare proprio perché tutte queste parole che scivolano l'una nell'altra abbiano invece una loro specificità, possa essere attribuita loro una certa specificità. Quindi che si dia una tassonomia, no? È quello che si diceva anche prima, public history e medievalismo non sono la stessa cosa. Il medievalismo ha a che fare ovviamente con la terza missione, nel momento in cui tu entri entri in relazione con il pubblico, ma ha a che fare anche molto semplicemente, per esempio, con la didattica universitaria, cosa di cui abbiamo esperienza tutti quanti. Perché quando io comincio le lezioni, e molti fra noi lo fanno, domandando agli studenti cosa credete che sia il Medioevo, quasi tutti cominciamo il nostro corso così, proprio per partire dal punto di vista, non ci siamo inventati niente, perché partire dall'altro significa educare, tirare fuori, quindi proprio la base, ed è anche in fondo la maieutica socratica, io parto da te e non parto da me. Ebbene, tutto questo è già medievalismo, perché chiaramente dal pubblico io non ottengo di sicuro l'elemento informativo e di ricerca del professore, ma invece il punto di partenza, che è quello del grande pubblico, quindi anche presentissimo nella didattica, il medievalismo. Sulla ricerca si può fare un altro discorso. Allora, tutto questo per dire che è molto interessante il dibattito, sarà sicuramente molto utile creare una tassonomia, e a questo punto mi fa piacere almeno nominarci un maestrino, almeno nominare due o tre momenti in cui questa cosa si sta già facendo. Una è questo convegno che abbiamo fatto adesso tra Urbino e Gradara, che si è chiamato significativamente, credo, Medievalismo e il metodo, che chiaramente ha affrontato questo genere di problemi, che è organizzato anche dal Centro Studi sul Medievalismo dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo. Questo per far capire quanto in realtà ormai siamo completamente legati anche come Accademia a questo tipo di fonte di ragionamento. E poi altri due momenti di riflessione che vi voglio segnalare, che ci tengo, sono: uno, il libro curato da Marina Gazzini, che ha presieduto questo nostro, non il panel, come si è chiamato, gruppo di lavoro sul rapporto tra pubblico e accademia, no? Diciamo così per semplificare al massimo. Perché è un libro importante, curato da lei, che si chiama Il falso della storia, dal Medioevo alla società 2.0, dove proprio questo genere di problemi è ovviamente affrontato. E poi, ultimo, last but not least, visto che si è parlato tanto di public history, vi segnalo
che sta per uscire per i tipi dell'Istituto Storico Italiano del Medioevo, il libro curato invece da Enrica Salvatori, che si chiama Il medievista come public historian. E lì chiaramente, diciamo, non voglio dire delle risposte, ma sicuramente dei problemi messi proprio sul tavolo saranno piacevolmente netti. E con questo rinnovo i ringraziamenti per questo bellissimo dibattito che mi ha molto arricchito. Grazie. Beh, chi siamo? Ci abbiamo tempo? Se vogliamo, sì, ancora 5 minuti. Allora, abbiamo forse ancora 5 minuti. Se qualcuno... Se c'è la forza del pubblico. Se c'è la forza del pubblico, se qualcuno vuole intervenire, anche non averci, altrimenti non è un piacere, insomma, abbiamo messo molta carne in fuoco. Direi che allora a questo punto possiamo salutarci e ringraziare veramente gli intervenuti e il pubblico che ci ha supportato. Grazie a tutti.